Ma io che venivo da questa città dove c'è il quadrato del Rinascimento, dove c'è il tondo, sì. Sono arrivato a Roma e non capivo il barocco, perché sai, noi si studiava su certi atlanti, c'era una fotografia, Fratelli Alinari, Nerina, dice la purezza dell'arco di Civita Castellana, che ricordava quella della Appella dei Pazzi, capito? Dell'ingresso della Appella dei Pazzi. Ecco. E sicché quando si vede le robe dal vero, quando entri in Piazza San Pietro con questa rotonda tutta di colonne, è un'emozione. Vai sulla cupola, dove ci andava anche Anita Ekberg che gli volle il cappello da prete, ti ricordi? Com'era bella. E sai, la Fontana di Trevi, insomma, a parte quello, anche certi angoli sconosciuti della città, nonostante le abbattimenti fascisti, è talmente grande Roma, e poi nata già sul cacume dei vari colli. In basso c'era palude e zanzare con certi occhi che ti fissavano prima di morderti. Però io, quando torno a Roma mi prende sempre un brivido, qualche cosa. Capisco come Garibaldi tante volte ha tentato di pigliarla, perché oh, prima Mentana, poi il vascello e finalmente Porta Pia, povero Garibaldi.